Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo Let's Play. Iniziamo una nuova avventura. Come avete visto, si tratta di un capitolo di Fire Emblem. Come la musichetta in sottofondo sta sottolineando, il tema portante della serie è riconoscibilissimo ormai. E ci giochiamo in italiano, così non perdo troppo tempo a tradurvi le cose al volo. Gioco per Game Boy Advance, secondo capitolo per Game Boy Advance di questa saga. Allora, vediamo. Facile. Nessun aiuto. Facciamo normale. Io di solito i Fire Emblem non li gioco mai a livello più difficile del dovuto. Vediamo. In un'era ormai lontana, il male aveva sommerso la Terra. Le creature trasportate da quell'onda nera stavano gettando l'umanità nel baratro. Nella loro disperazione, gli uomini si rivolsero al cielo, e dalla luce venne la speranza. Le sacre pietre, che è il sottotitolo del gioco. Questi 5 tesori avevano il potere di allontanare il male. L'eroe Graves e i suoi guerrieri utilizzarono le sacre pietre per combattere l'oscurità. Sconfissero il re demone e si girarono il suo spirito. Imprigionato il maligno, la pace tornò su Magvel. Ma non poteva durare. Continente di Magwell. Per oltre 300 anni regnò la pace e l'oscurità rimase lontana. Le sacre pietre passarono di generazione in generazione. Intere nazioni vennero fondate intorno al loro potere e alla loro eredità. René. Il regno di René, sotto il comando di Fado, re guerriero senza pari. Il regno di Frelia, sotto il comando di Haydn, il venerando re saggio. Il regno di Jehanna, sotto il comando di Smer, regina delle dune bianche. La teocrazia di Raust, sotto il comando di Mansell, il divino imperatore. L'impero di Greys, sotto il comando di Vigard, il silente imperatore. Ah, quindi Greys è un regno. Queste 5 nazioni detengono il potere delle sacre pietre. Sono affiancate dall'emergente Repubblica Mercantile di Carsino. In questi tempi di pace, i racconti dei passati, i conflitti, sono divenuti leggenda. E i ricordi delle antiche arti oscure sono ormai perduti. Corre l'anno 803. Improvvisamente tutta Magwell è minacciata da un pericolo inatteso. L'impero di Grace, la più grande delle nazioni delle sacre pietre, ha invaso il regno di René per ordine dell'imperatore Vigard. Ah, così. René, stato alleato di Grace da lunga data, colto alla sprovvista, non può difendersi. Le forze di Grace si muovono velocemente, conquistando un territorio dopo l'altro. Ad aumentare i timori di Re Fado c'è la scomparsa di suo figlio Efraim. L'impeto di Grace fa sì che le sue truppe arrivino fino al castello di René. René cadrà,
È inevitabile. La caduta di René, primo capitolo, prologo. Vostra Maestà, sono l'attore di Cattive Notizie. Le porte del castello hanno ceduto. Le forze dell'imperatore Vigard sono all'interno delle mura. Capisco. La fortezza è caduta. Abbiamo perso i contatti con il principe Efraim. Da lui non riceveremo aiuto. Vostra Maestà, cosa dobbiamo fare? Cos'altro ci resta da fare? Ordina agli uomini di deporre le armi. Padre. Erika. Indossi ancora il braccialetto che ti ho dato? Sì, eccolo. Bene. Chissà cosa ci sarà. Seth. Sì, Vostra Maestà. Prendi Erika e dirigiti verso Freya. Re Hayden è un uomo d'onore. Sono certo che vi terrà al sicuro. Sì, signore. E cosa sarà di Vostra Maestà? Io rimarrò qui. Per lungo tempo Grace è stata tra i nostri più cari alleati, eppure ora ci attaccano? Devo scoprirne il motivo. Ho forse sbagliato qualcosa? I miei ordini erano errati? Il mio compito è guidare René. Come ho potuto fallire così? Padre, non potete rimanere. Non dovete. Se voi rimanete, altrettanto farò io. Vai ora, Seth. Corri! Portala in salvo! Padre! Perdonatemi, Vostra Altezza. Efraim, Erika, dovete sopravvivere. Quindi sono fratelli i due Efraim e Erika. Generale Seth. Franz, precedici e annuncia il nostro arrivo. A Freya. Sarà più semplice per un singolo cavaliere non farsi notare dagli uomini di Graze. Porta notizie al trono di quanto è accaduto qui e chiedi rinforzi. Obbedisco. Principessa Erika, dobbiamo... Presto, dietro di me! Ah, minchia, così. Ehi tu, quella ragazza, dimmi, quella è forse la capricciosa principessa di René? Questo deve essere il mio giorno fortunato. Tu sei un uomo morto e lei viene con me. Mai! Sono Walter, la pietra lunare, il miglior generale di Graze. E tu sei solo un cadavere che non sa di essere morto. Ah! No! Fugge giustamente. Una ferita del genere e ancora continua ad opporsi? Ridicolo! Fuggi, piccolo uomo, fuggi! Cerca di superare la morte. Avrò più tempo per assaporare la caccia e l'uccisione. Principessa Erika, da questa parte! Non vede più uomini di Graze. Se siamo arrivati fin qui, ci meritiamo di certo un attimo di riposo. Vi prego, perdonatemi per avervi presa così, bruscamente, prima. Non essere sciocco, Seth. Se non fosse stato per te, non ce l'avrei mai fatta a lasciare il castello. Sei la ragione per cui sono ancora in vita. Hai la mia gratitudine. Ops, ho sbagliato. Saltato. Superato quel ponte, saremo a Freya.
nei pressi di Mulan, la città di confine. Principessa Erika, procediamo. Vostra Altezza, non vi mentirò, non sarà una semplice cavalcata. Vi prego, prendete questo spadino. Se qualcosa dovesse accadermi, dovrete continuare verso Freilia, anche da sola, se necessario. Oh. Voi là, cani di René, dove credete di andare? Uomini di Graze, principessa Erika, state indietro. Va tutto bene, Seth. Mio fratello mi ha insegnato a maneggiare la spada. Combatterò al tuo fianco. Oh. Allora. A lui comincia già danneggiato, molto bene. Vediamo se... non ci fanno vedere... Ok. Ah, questo è il boss, O'Neill. Però non ci fanno... vediamo se si riesce a vedere... no. Ok. Ah, va bene, si fanno vedere fin dove possono arrivare. Benissimo, quindi... dove arriverà? Anche lui ci arriva. Vediamo di... Hola. Lei ce la farà o no? Ah, vediamo allora. Sì, in teoria spada vince contro Asha, quindi... però, in questa posizione lui poi riesce? No, perché non attacca a distanza. No. Allora, vediamo. Facciamo una prova. Manca grandissima Erika. Doppio colpo. Bene, 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 bene. Ah, si può scambiare. Ah, di oggetti, giustamente. Ma no. E magari si cura. Ah, e poi può muoversi anche. Aia. No. Potrebbe non essere una gran cosa. Mamma mia, che pelo. Se arrivava a portata ci ammazzava. Allora, io ho scelto questo Fire Emblem nella fattispecie. Perché? Vediamo se lo ammazziamo con un colpo. Non credo. Ah, grande. Allora, ho scelto questo Fire Emblem perché in realtà quello che l'ho preceduto, sempre su Game Boy Advance, l'ho già giocato. Rimane solo il loro leader. E ho giocato e adorato Fire Emblem Awakening su 3DS. Cos'è stato? Credi di potermi battere, misero signorotto? Vieni, è ora che voi fortissimi cavalieri impariate a rispettare un vero guerriero. Ok, quindi i boss si muovono, molto bene. Come dicevo, io ho giocato i capitoli per 3DS, ho giocato il primo per Game Boy Advance. E quindi... questo lo leggevo che è abbastanza facile come capitolo. Sarei il primo a morire. E se così fosse, non mi dispiacerebbe, soprattutto per evitare di dover rifare più e più volte missioni e cose simili. Cosa? Come? Principessa, siete ferita? Cosa? Oh no. Sto bene, Seth. Ma siete così pallida. Sto bene, bene. Questa è la guerra, vero?
non è più un gioco come quelli che facevo con mio fratello o con Lion. Non pensavo, non immaginavo che sarebbe stato tutto così selvaggio. Sono inutili le parole, la forza è tutto ciò che conta. Che tristezza. Perché l'impero di Graze ha fatto ciò? Perché hanno iniziato questa guerra, principessa? Non preoccuparti, Seth. Non cederò alla tristezza. Rimettiamoci in cammino. Non sono a pezzi e non mi fermerò finché René non sarà in pace. Non mi fermerò finché non sarò di nuovo con mio padre e mio fratello. Ok. Allora, salviamo. Capitolo 1. Fuga! Allora, vi dicevo, l'ho scelto perché leggevo che è piuttosto uno dei più facili. Non volevo essere obbligato, dovendo registrare la cosa, a soft reset e cose simili, visto che la natura di Fire Emblem classico comunque che ha, anche se qualche permadeath secondo me la subiremo. E poi perché mi mancava, ne ho una copia originale per Game Boy Advance completa che ancora non sono riuscito a giocare per mancanza di tempo, ma quindi perché no? Principessa Dana, l'esercito di Graze si avvicina. Cosa? Tanto presto? Ah, non c'è stato tempo. Milady, non possiamo difenderci. Dovete tornare al castello di Frelia. Non posso, non ora. Non abbiamo ancora trovato Erika. Erika è mia amica e ha bisogno d'aiuto. Non l'abbandonerò. Ma certo, vai e chiedi a papà. Volevo dire a Re Hayden di inviare i rinforzi. Sì, Vostra Altezza. Erika, ti prego, resisti. Comandante Breguet, il nemico fortifica la propria posizione nel castello. Sono tenaci, ma non hanno alcuna speranza di fermare la nostra avanzata. Quali sono i vostri ordini, signore? Ah, ordini? Tu rimani qui e osserva. Li schiaccerò io stesso. Ai vostri ordini, signore? Ah, Breguet è sto grossone qua. Ah, questo è ciò che accade a chi affronta la mia lancia. Ecco, una cosa brutta, tra virgolette, dei primi Fire Emblem è che sul campo di battaglia erano visualizzati anche i boss come unità normali. Più o meno. Fermati. Richiama i tuoi soldati e vattene. O dovrai vedertela con me. E vabbè. Davvero? E chi saresti tu? Chi? Io sono Dana, principessa di Felia. Non ti permetterò di maltrattare ancora la mia gente. La marmocchia reale di Frelia, eh? Perfetto. Lascia immediatamente il castello. Se mi farei del male, mio padre e mio fratello non ti daranno tregua. Ma chi sono? Sì, ho sentito dire di quanto Re Hayden ami la sua preziosa figlia. Vediamo se è vero. Sarei un ottimo ostaggio, mia cara. Prendetela e rinchiudetela. Subito, signore. No, lasciatemi andare. Seth, guarda. Ho visto. Sembra che l'esercito di Graze abbia già raggiunto Frelia. Principessa, questo luogo è pericoloso. Dovremmo completamente ignorare Mulan e dirigerci subito al castello. Ma non possiamo chiudere gli occhi. Tu c'eri quando René è stata invasa. Hai visto ciò che ho visto io. Hai visto la gente soffrire per colpa dei soldati di Graze. Case distrutti, beni rubati, donne rapite. Chi ha opposto resistenza è stato ucciso sul posto, senza esitazione. Per favore, Seth, non posso permettere che lo stesso accada qui.
Non voglio vedere altra gente soffrire per le atrocità di Grace. Va bene, principessa, capisco. Forse possiamo riconquistare Mulan. Ma, principessa, dovete agire con cautela. La gente ha bisogno di voi. Certo, Seth, forza, andiamo. 2 contro 5, contro... Minchia. E io devo capire, in questo Fire Emblem, forte... Casa. Ah, lui non ci arriva, noi, ma se ci mettiamo nella casa nel forte, sì. Allora, lo attirerei. Ah, almeno siamo a full health. Vediamo di attirarlo qua. Non è la principessa di René? Ah ah, è il mio giorno fortunato. Fama e ricchezza mi attendono. Forza, vermi, portatemi quella ragazza. E... Pam! Oh! Sir Gillian, questa è Mulan. Abbiamo già raggiunto i confini di Frelia? Sì. Sua Altezza la Principessa Dana dovrebbe essere all'interno del castello. Ma guardi, la campagna! Pullula di soldati di Grace! Dove sono le guardie? Mulan è già caduta? Siamo arrivati troppo tardi? Difficile dirlo da qui. Se vogliono usarla per ricattarci, la Principessa Dana non corre alcun pericolo. Noi, gli uomini della Guardia dell'Est, la salveremo. Sì, sì, certo. Non è convintissimo lui, eh? Non dobbiamo arrenderci. Andiamo! Dobbiamo riconquistare il castello. Poi potremo soccorrere la principessa, Erika. Ho un'armatura più resistente della tua. Prenderò il comando. Tu guardami le spalle. Lancia di ferro contro lancia di ferro. Siamo decisamente più forti noi. Non quanto speravo. Ma andrà bene. Allora, lui lo mettiamo di lato qui. Attacchiamo con un doppio colpo che non servirà. Grande. Adesso in teoria lui ci arriva a colpirlo. Ma non. Vediamo gli altri qua se ci... No. Ok, quindi ci mettiamo qua. Uso la spada perché una cosa brutta dei primi Fire Emblem era che anche le armi avevano un numero di utilizzi, dopodiché si rompevano, cosa che per fortuna è stata... Visitiamo la casa. Ah, perfetto. Le voci sono vere dunque. L'esercito di Grace ha conquistato il castello. Sembra che abbiano in mano anche la porta del castello. Molto intelligenti. La porta aumenta la difesa e risana le ferite delle unità. Devono essere degli abili guerrieri per averla presa. Fai attenzione. Ah, speravo ci dessero qualcosa. Lui è stato colpito. Lui dove arriva? Vediamo. Potremmo stare fermi
andiamo a visitare l'altra casa con Erika. Il cavaliere fermo al castello indossa un'armatura incredibile. Sembra che possa respingere qualsiasi spada gli sia rivolta contro. Conosco le armature però. Scommetto che uno spadino o una frangicotta. E casualmente noi abbiamo uno spadino. Allora, lui va a colpire il nostro 7. Quindi direi che ce ne siamo fermi. Oh, mancato, che sfiga. Allora, set mi sa di Companion Overpowered che... lui se ne va qua e aspetta. Lui è full. Lei è full. Dicevo, Seth mi sa tanto di personaggi overpowered che prima o poi ci fa una brutta fine. Quindi in teoria anche usarlo così come diversivo serve, ma fino a un certo punto. Perché se l'esperienza la fa tutta lui, se poi ci schiatta da trama, diciamo. Grande Gillian che si cura. E lui arriva fino a lì. Va bene, andiamo a prenderci gli schiaffoni. 25 contro 21 dovremmo farci sopravvivere. Gli alberi. Ok. Qui non dovrebbe arrivarci. Due colpi, due danni, buono, contro 16. Oh. Eccoli, i fuggitivi di René, non fateli scappare. Quindi noi dobbiamo conquistare la porta centrale. No, vediamo un attimo una cosa però. Ok. Critico. Che bellino lo sprite di Erika. Ma questo è palesemente un modo per dirci muovete le chiappe e non aspettate troppo. Ah, lui va lì. È un po' lentino lui. No. Allora lui si può attacca fino a lì. Proviamo, speriamo che Seth non muoia. Ah, non si muove. Ah, allora è una fregatura. Lancia d'argento? 16 per 2 e ha 4 di forza. Speriamo bene. Bah, che branco di imbecilli che mi è stato assegnato. Oh. Non può essere. Io. E lui è livellato, giustamente. Vediamo cosa sale. Grande! Il cavallo ci arriva? Sì! Parla? Non voglio parlarci.
Ah. Beh. Ah, forse dobbiamo andarci con... Mancato, grande. Forse dobbiamo conquistarla con lei. Infatti. Oh, principessa Dana. Sir Gilliam. Mi dispiace. Non volevo causarvi problemi. Nessun problema. Io vivo per servire, principessa. Dana! Erika? Sei davvero tu? Dana, cosa ci fai tanto distante dal castello di Freya? Ho sentito che Renée è caduta e mi sono preoccupata. Però sono felice di vedere che stai bene. Un attimo, ma dov'è Efrain? Sta bene? Vorrei saperlo anch'io. Non sai niente di lui? Oh, spero che non sia ferito. Vieni, dobbiamo andare al castello di Freya. Mio padre potrebbe sapere qualcosa. Grazie, Dana. Oh, appare un castello. Erika e i suoi compagni hanno difeso i confini del regno. Insieme a Dana, la principessa di Freya si dirige alla capitale freliana. Oh, Dana, sono felice di vedere che stai bene e che sei tornata. Non hai idea di quanto fossi preoccupato nel sapere che eri prigioniera a Mulan. Non devi più andartene senza permesso, hai capito? Non inquietarti, padre. Guarda, ho delle buone nuove da darti. Erika, vieni fuori ora. Re Haydn, sono felice di incontrarvi di nuovo, anche in tempi così bui. Ah, Erika, il mio cuore gioisce nel vederti. Grazie, sono riuscita a fuggire da René prima che cadesse. Ma non sono sicura che mio padre... Sì, io ho avuto notizie di tuo padre. Vostra Altezza, vi prego ditemi, sta bene? Il mio amico Re Fado. Non è sopravvissuto alla caduta del castello di René. No, non può essere. Sì, certo che Grace pagherà per il suo atto di codardia. Questo promette Freya. Erika, ti prego, rimani qui e riposa. Non oso immaginare la tua stanchezza. Re Haydn, sapete della scomparsa del principe Efraim, vero? Sì, sappiamo che il principe e i suoi uomini sfidano Grace in ogni modo. Si dice che siano arrivati fin dentro l'impero. I miei rapporti indicano che ha superato il confine e che ora combatte a Renval. Mio fratello combatte anche ora? Sì, i miei cavalieri Pegaso hanno pagato a caro prezzo questa informazione. Anche se René è caduta, lui carica contro il cuore dell'impero. È davvero il figlio di Fado. Che giovane valoroso. Vorrei davvero sapere se è ferito o meno, ma non lo so. Re Haydn, vi ringrazio per la vostra offerta, ma non posso rimanere. Voglio cavalcare verso mio fratello per dargli manforte. Non posso permetterlo. So come ti senti, ma sarebbe un suicidio. Tradirei la memoria di Fado se ti lasciassi esposta al pericolo. Rimani qui, riposa e porta al lutto. Lascia ai soldati questa guerra. So che le vostre intenzioni sono buone, vostra maestà, però ho perso mio padre e mio fratello è in pericolo. Mio fratello gemello è parte di me. Ah, sono gemelli. Non posso rimanere qui in pace mentre lui rischia la vita. No, René non ha più soldati. Le forze di Grace li hanno decimati. Vorrei che Freya potesse darmi sostegno, soldati, ma... Mio figlio, Innes, è partito per affrontare le forze dell'impero. Non possiamo rinunciare neanche a una singola brigata. I
cavalieri al tuo comando non possono opporsi a Grace da soli. Sei comunque determinata a partire? Sì. Le mie scuse. Testarla con tuo padre, eh? Che posso fare di fronte a tanta cocciuta determinazione? Vanessa! Eccomi, vostra maestà. Mulder. Avete chiamato, mio re? Gilliam. Sì, sire. Dovete accompagnare la principessa Erica, dire, in territorio di Grace. Mi aspetto che... che ognuno di voi offra aiuto e sostegno a suo fratello. Ci ha affidato una pesante responsabilità. Adempiremo i nostri compiti nonostante gli ostacoli. Le nostre vite sono vostre. Questi sono fra i miei più coraggiosi e fidati vassalli. Di sicuro si dimostreranno molto utili durante il viaggio. Ricorda, stai per addentrarti fra linee nemiche. Ti serviranno rifornimenti. Farò preparare un carro rifornimenti per trasportare armi e provviste. Rimarrà sempre al tuo fianco, ovunque andrai. Ah, carina come meccanica di gioco. Re Aiden, io ti ringrazio. No, risparmia i ringraziamenti per il ritorno. Con tuo fratello, il principe Ephraim. Sì, vostra altezza. 5.000 monete. E un carretto dove spenderle. Erika, non vorrei davvero continuare in questa impresa. Non so immaginare come ti possa sentire, ma è troppo pericoloso. Cosa succederebbe se i soldati di Grace ti catturassero? Ti ringrazio per il pensiero, Dana. Ma non ho scelta. Non capisci, Dana? Devo andare. Erika. Ah, ma perché succedono cose del genere? Che c'è di sbagliato nel mondo? Dana. Perché Grace ha iniziato l'invasione? L'imperatore Vigard è un uomo di pace. Il suo popolo lo adora. Tu ed Ephraim siete amici del principe Lion, o mi sbaglio? Cosa ci può essere dietro questa follia? Perché sta accadendo? Non ho risposte per te, Dana. Non voglio crederci, ma la realtà è che siamo in guerra. Se non agisco, potrei perdere mio fratello, oltre che mio padre. Ecco perché devo combattere. Questa è l'unica risposta che ho. Allora, ragazzi, 40 minuti di gioco, di video, anzi, e ci siamo, direi. Dal prossimo capitolo saremo probabilmente nel vivo della storia e sono contento di affrontare questo titolo su YouTube per portare anche l'amore per Fire Emblem, se già non si fosse capito da qualche podcast. È una cosa che vorrei condividere, oltre a quello per Shin Megami Tensei e altre cose che vi ho portato sul canale. Spero che non sia frustrante come possono essere certi Fire Emblem di vecchia data, ma avendo finito il primo per Game Boy Advance non credo che questo sarà così difficile, e vediamo cosa succede nella trama e cosa ne sarà della principessa Erica nelle nostre mani. Alla prossima!